Ed è subito sera. Incontro con la poesia a cura di Andrea Maggi. Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. E ora che non ci sei, è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora. Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. La poesia che abbiamo appena ascoltato è «Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale» ed è di Eugenio Montale, premio Nobel per la letteratura nel 1975. È una poesia che, come avete avvertito, sicuramente ha un tono colloquiale. Addirittura l'attacco della poesia è affidato a un'iperbole. L'iperbole è una figura retorica che consiste nell'esagerare la descrizione della realtà con espressioni che l'amplificano o per eccesso o per difetto. Scendere almeno un milione di scale intende sottolineare in questa poesia, da una parte, l'abitudine, il gesto di scendere le scale insieme mano a mano, e dall'altra il ricordo nostalgico di una persona che non c'è più. Una poesia dedicata alla moglie scomparsa. È una poesia che ci dice che la vita continua anche dopo la morte. Continua con una sensazione terribile di vuoto e di solitudine, ma è proprio il vuoto e la solitudine, quindi il lutto, che fanno capire a Montale e a noi, che a distanza di tanti anni riusciamo a cogliere ancora la sua sensibilità. Dicevo, Montale ha capito l'inutilità dei gesti quotidiani, delle incombenze, delle piccole azioni di tutti i giorni. Sono cose che non hanno più importanza, perché la vita non è solo quello che si vede, come pensano in tanti. E la moglie, l'amata moglie di Montale, riusciva ad accorgersi di questa cosa, grazie, ed è quasi un paradosso, al fatto che ci vedeva poco, alla sua cecità. Sapevo che di noi due, dice, le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. Ecco quindi la simbiosi, l'aiuto reciproco che le due persone si portavano. La donna che, apparentemente debole, bisognosa di sostegno, in realtà mostra al poeta la profondità della vita, la profondità delle cose, e il poeta la sostiene e l'aiuta a scendere le scale. Torneremo senz'altro di nuovo ad occuparci di Montale. Per ora vi lascio con una canzone, mi perdonerete l'accostamento probabilmente azzardato, con una canzone di Ron di qualche anno fa, Vorrei incontrarti tra 100 anni, e vi do appuntamento alla prossima settimana. A incontrarti fra 100 anni, tu pensa al mondo fra 100 anni, ritroverò i tuoi occhi neri, tra milioni di occhi neri, saranno belli più di ieri. Vorrei incontrarti fra 100 anni, rosa rossa tra le mie mani, dolce profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino, starò sveglio per guardarti nella luce del mattino. Oh, 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 questo amore più ci consuma, più ci avvicina. Oh, oh, questo amore è un faro che brilla. Cent'anni combatterò dalla tua parte, perché tale è il mio amore che per il tuo bene sopporterei ogni male. Vorrei
incontrarti fra cent'anni. Come un gabbiano volerò, sarò felice in mezzo al vento, perché amo e sono amato da te, che non puoi cancellarmi e cancellarti non posso. Voglio amarti, voglio averti e dirti quel che sento, abbandonare la mia anima chiusa dentro nel tuo petto. Chiudi gli occhi dolcemente, non ti preoccupare, entra nel mio cuore e lasciati andare. Oh, questo amore più ci consuma, più ci avvicina. Oh, questo amore è un faro che brilla in mezzo alla tempesta. Oh, in mezzo alla tempesta, senza aver paura. Vorrei incontrarti fra cent'anni. Tu pensa al mondo fra cent'anni. Oh. Ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri. Saranno belli più di avete ascoltato Ed è subito sera, incontro con la poesia a cura di Andrea Maggi.